Taoismo. Oggi parliamo di taoismo. Il taoismo è una filosofia fantastica a cui mi sono approcciato da relativamente poco tempo, credo che sia passato meno di un anno da quando ho iniziato a condividere questa fantastica filosofia. Il taoismo è una filosofia orientale che si basa sul concetto di flusso. È stata la prima a creare questa idea del flusso. In questo video qui voglio andarti a dare alcuni principi base del taoismo e per poterti che riescono a raccontarti un po' qual è la filosofia taoista. Sono principi molto importanti, o perlomeno per me sono stati quei principi che mi hanno cambiato di più la vita e che hanno influenzato di più me stesso. Ti avverto, io non sono... No, non, non mi definisco un taoista, un credente taoista. Io preferisco avere una mente aperta e unire le varie idee di varie religioni. Per questo devo andare a dire solo la parte della filosofia taoista che condivido. Bene, ti ricordo, se sei interessato alla crescita personale, a migliorare te stesso e a raggiungere il successo, allora iscriviti al mio canale perché troverai tantissimi video interessanti. Ok, allora, parliamo un po' del taoismo. Io mi sono approcciato al taoismo grazie a un filosofo americano che si chiama Alan Watts. Ti consiglio molto di andare a approfondire. Oggi ti andrò a parlare di lo nominerò anche lui perché lui è un filosofo che riprende molto dal taoismo. Allora, la filosofia principale del taoismo è la filosofia del flusso. Loro hanno questa idea che la vita sia esattamente come un fiume che scorre. Noi siamo delle piccole gocce all'interno di questo fiume che scorre. E lo scorrere del fiume è rappresentato dallo scorrere degli eventi. È veramente molto bella come filosofia. Devo essere onesto, i taoisti non sono gli unici che hanno questa filosofia. Anche Eraclito era un filosofo greco di non so che periodo, non mi ricordo, aveva una filosofia simile che la chiamava la filosofia del divenire, ossia secondo il quale tutto diviene. Questa filosofia ho iniziato a convincermene sul serio nel momento in cui l'ho collegata, ho iniziato a vedere da un punto di vista più scientifico. Sapete, in fisica c'è una legge che si chiama la legge dell'equilibrio. Dice che tutti quanti i corpi si muovono ricercando l'equilibrio. Ok? Tutto in natura si muove ricercando l'equilibrio. Quindi, nel momento in cui un corpo trova l'equilibrio, allora vuol dire che l'equilibrio che ha trovato avrà fatto perdere l'equilibrio ad un altro corpo, che successivamente andrà alla ricerca dell'equilibrio, che quando lo troverà andrà a far perdere l'equilibrio a un altro corpo, e così via. Così via, creando un flusso di eventi. Un flusso. Vero? È questa filosofia del flusso che mi ha appassionato molto. Perché io avevo, nel momento in cui l'ho scoperta, ho avuto questo grandissimo desiderio di poter vivere in questo flusso. Perché ho avuto questo tantissimo desiderio? Ritorniamo ad Alan Watts. Lui è quello che mi ha fatto appassionare, come vi ho detto, e diede una bellissima spiegazione di quello che significa vivere nel flusso. Diceva, vivere nel flusso è esattamente come ballare. Quando balli non vuoi essere in nessun altro luogo. Quando balli ti scateni, sei felicissimo, sei pienamente nel momento. È un'estasi ballare, è un puro sfogo di te stesso. Quello è essere nel flusso. Che cosa fantastica. Dimmi, riesci a immaginare cosa significa per la tua vita essere nel flusso? Dai, è veramente bellissima come filosofia, in cui tu riesci ad entrare a sentire quell'armonia che c'è nell'universo, perché c'è,
questa armonia nell'universo e inizia a farne parte. La maggior parte delle persone sono infelici e non riescono a raggiungere i loro obiettivi perché nuotano controcorrente. Il flusso sta andando verso una direzione e loro nuotano dalla direzione opposta e si dannano, si sforzano tantissimo per raggiungere un qualcosa che non è il loro. E fidati perché nel momento in cui il tuo desiderio più profondo, il tuo vero desiderio che ti farà sentire realmente felice, lo potrai raggiungere se insegui e se sei nel flusso. Parlando sempre del taoismo, il taoismo diceva: nel momento in cui ti trovi nel flusso, allora ci sarà una cosa, una situazione che è il Wu Wei, W-U-W-U-Wei. Non, ok, così si scrive, che significa non azione. Moltissime persone interpretano questa non azione come passività, cioè come letteralmente un'azione, ma è un modo più profondo di spiegare cosa significa essere nel flusso. Il Wu Wei è esattamente come quando in un fiume che scorre poggi una fogliolina su quel fiume che scorre. Come vedrai, la fogliolina si muoverà nel flusso e raggiungerà grandissime distanze, però avrà fatto nessuna azione. Comprendete cos'è il Wu Wei? Il Wu Wei è essere quella fogliolina che si adagia sul fiume e si lascia trasportare dagli eventi. E Wu Wei significa goderti tutte quante le esperienze al massimo, perché riesci a godertele se sei nel flusso. Devo dirvi che questa filosofia taoista mi ha molto cambiato la vita. Perché ho imparato, grazie al taoismo, a ricercare la bellezza del momento, a ricercare il flusso. Cioè, il flusso è qualcosa che puoi trovare solamente dentro di te, solamente nel momento presente. Se ascolti realmente ciò che hai dentro, allora potrai esternarlo e seguire il tuo flusso. E quando lo segui, ti illumini, è bellissimo, inizia a scoprire la magia che c'è nel mondo, inizia a vedere che qualsiasi tuo desiderio si realizza, inizia a sentire dentro di te un'emozione, una gioia profonda. È veramente bellissimo, esattamente come quando balli. Quello è vivere nel flusso, quello è godere dell'attimo. Allora, moltissime. Uno dei motivi, un altro motivo per il quale mi sono approcciato ad Alan Watts è perché lui dava una semplice spiegazione dello scopo della vita. Lui diceva che lo scopo della vita, che moltissime persone, come sapete, già vanno tutti quanti alla ricerca di uno scopo ultimo, di dire io devo fare questo perché quello è il mio destino o cose del genere. Mentre Alan Watts diceva che la bellezza della vita sta nel vivere, nel viverti l'attimo. La vita non ha alcuno scopo, l'unico scopo della vita è vivere. Sei vivo? Adesso sei vivo? Sì, credo. Lo spero perché sennò chiama la polizia. Sei vivo? Complimenti, hai raggiunto il tuo scopo nella vita. Adesso puoi fare tutto ciò che vuoi. Sei libero di compiere qualsiasi azione. Fantastico, vero? Elon Musk, sapete chi è Elon Musk, ne sono sicuro, ha detto che la sua più grande rivoluzione è ciò che gli ha permesso di iniziare tutto il suo percorso che lo ha portato a ciò che adesso fu un'esperienza che ha avuto nel momento in cui si è trasferito dal Sudafrica in America. In quel periodo lui viveva con un solo euro al giorno e ha detto: dato che
sono riuscito a, dato che sono sicuro adesso che posso vivere anche con un euro al giorno, so che posso fare qualsiasi cosa, posso prendermi qualsiasi rischio. Bellissimo, vero? Significa che tu puoi rischiare, tu puoi fare letteralmente qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, puoi vivere la vita più bella che vuoi adesso, ora. Fallo, qualsiasi cosa tu desidera fare, vai, spegni questo video e vai a farla. È bellissimo, perché tanto l'importante è che sei vivo. Sei, cioè, nel senso, qualsiasi altro desiderio che vuoi, in realtà non è un tuo vero desiderio. Il desiderio di indossare questa maglietta, per me non è un vero desiderio, perché io indossavo questa, non indossavo altre, non mi cambiava niente. Ciò che ti deve interessare sul serio è l'emozione, il sentimento. Quello è ciò che devi ricercare. Devi ricercare il sentimento di essere nel flusso. E più lo ricerchi, e più avrai confidenza con questo sentimento, e più lo ricercherai, e più gioia avrai, e più ti illuminerai. Veramente fantastico il taoismo. Molto figo. Vuoi approfondire? Approfondisci Alan Watts. Ti consiglio, se ti interessano tutte queste cose spirituali, sì, più spirituali, più filosofiche. Ti consiglio Saverio Valenti, è uno youtuber molto simpatico. Lui mi ha aiutato molto. Lui non lo sa, non lo sa, però lui mi ha aiutato molto in questo viaggio. E per questo te lo voglio consigliare. Spero che ti aiuti te come abbia aiutato me. Vabbè, anzi, proprio grazie a Saverio Valenti io ho scoperto Alan Watts. Quindi vai sul suo canale e scopri qualcosina. Oppure rimani sul mio. E sì, iscriviti al mio canale, e se ti va di vedere un altro mio video, guarda un altro mio video, oppure se ti va di approfondire questi argomenti, vai sul canale di Saverio Valenti. Va bene? Ci vediamo al prossimo video che cliccherai, perché so che prima o poi cliccherai un nuovo video, non mi regalate. Un giorno io ti ripresenterò davanti e tu dirai: no, Francesco, dai, ma non voglio cliccarti, dai, non voglio cliccare sulla tua copertina. E poi bam! Hai cliccato e questo bel faccino ti si ripresenterà. Dai, a parte gli scherzi, ci vediamo nel prossimo video.